Buongiorno, buongiorno a tutti. E in realtà è il secondo video di domenica perché ce n'è già un altro caricato, ma ho dovuto fare anche questo. In realtà domani avrete un altro video di Ant Showdown che riporta il fatto che ci sarà l'update 1.2. Mi hanno anticipato schifosamente, quindi è già sul test server l'1.2, o meglio la prima parte dell'update 1.2, perché a quanto pare sarà diviso in due parti. Nella seconda parte ci saranno altri aggiornamenti, tra cui la nuova mappa. Ma andiamo a vedere che cosa hanno inserito adesso nell'aggiornamento 1.2, quindi benvenuti sul mio desktop e come al solito andiamo a vedere la patch note che ora è sul test server. Quindi chiunque abbia il test server può tranquillamente provarlo. La prima cosa, hanno inserito il random team of 3, quindi potete scegliere non solo più il team da 2 random, quindi trovarvi un compagno random, ma potete farlo anche con i team da 3. Ottimo, quindi si può bestemmiare il doppio perché la gente sta ferma nei cespugli ad aspettare chissà cosa. Quindi va bene, era un'aggiunta che dovevano fare quelli di Crytek e l'hanno fatta, decisamente l'hanno fatta. Quindi nell'1.2 potrete trovare il team da 3 random. Hanno implementato l'onboarding, questo è un bel discorso da fare. Cercherò di essere sintetico. Noi attualmente, per chi gioca da quando è uscito questo gioco, ok, non ha mai avuto il training mod. Il training mod è stato inserito nelle ultime patch. Training mod che però non funzionava molto bene. Che cosa hanno fatto? L'hanno prima di tutto implementato, quindi aggiungendo tre difficoltà diverse, ma non solo. Noi attualmente non possiamo andare a provare le armi che sblocchiamo, perché magari vogliamo imparare, che ne so io, a usare un Mosi, a usare un fucile a pompa, a capire che distanza colpiscono, a provare i fucili con le ottiche. Quindi non abbiamo un modo reale se non entrare in partita con quelle determinate armi e imparare sulla nostra pelle e sui nostri hunter quello che fanno quelle determinate armi. Ebbene, inserendo questo nuovo training mod, noi potremo, nella versione professionale Advanced Basic, utilizzare gli hunter che noi abbiamo sbloccato con le armi che noi abbiamo sbloccato e provarli senza perderli. Quindi possiamo morire, fare svariate prove, perché saranno tutte prove offline e in single player, quindi ci sarete solo voi con le armi che noi andremo a sbloccare. Quindi avete sbloccato il level e volete andare a provare come è fatto? Benissimo, potete andare nel training mod, scegliere la versione che volete e provare il training mod con l'arma e con l'hunter che voi avete sbloccato. Ottima cosa, secondo me è una cosa geniale. Certo che potevano mettere tranquillamente, che ne so io, un poligono di tiro per capire un po' come funziona le armi, ma anche con questo modo, quindi provarle direttamente sul campo senza però andarle a perdere, è veramente un'ottima update. Credo che, anche se vi chiedo il vostro parere, non direte sicuramente che è una merda. Bene, passiamo invece alle nuove armi, che ve le mostrerò in filmato mentre ne parlo, ovviamente. Living Knife, in pratica è il coltellaccio alla Rambo, come potete vedere, molto molto bello. Knuckle Knife, in pratica è un punteruolo con l'impugnatura fatta a catena di moto. Questo è il mio nuovo oggetto preferito, bellissimo. Il pitchfork, che ovviamente è il forcone, e lo shover, che in pratica è un tool a scatto, è fatto apposta per uccidere gli swamp. Di questo non hanno fatto vedere la foto, quindi ve la dovrete andare a vedere in game. Ovviamente io sono indeciso se d'ora in avanti prendere il boh, spaccaghiaccio, con la catena da moto o il forcone. Voi quale preferite dei tre? Fatemelo sapere qua nei commenti, che finalmente hanno inserito qualcosa di carino e simpatico. Aggiornamenti ulteriori, general update. Ovviamente hanno implementato l'AI come al solito, quindi hanno messo il collision, hanno sistemato determinate cose. Vabbè, in pratica non hanno fatto altro che sistemare quello che attualmente non va con alcuni mostri, come per esempio il Mi-Ted, e quindi va bene così. E hanno però cambiato parecchio il gameplay di alcune armi, o meglio, parecchio, hanno sistemato alcuni gameplay di alcune armi. Per esempio, hanno cambiato il Talon,
quindi di tutte le varianti delle armi Talon, per intenderci i danni che fanno le armi Talon, sono state ridotte da 135 a 120. Questo perché ovviamente in teoria non devono fare lo stesso danno del macete, il macete fa più danno. Quindi se volete utilizzare, potete utilizzare il macete e non le armi Talon per fare questi stessi armi. Però hanno diminuito il costo di stamina dei melee attack delle... come si dice, delle armi, quindi da una parte le hanno migliorate perché si fa meno fatica ad utilizzarle, d'altra parte fanno meno danno, come è giusto che sia. Hanno anche cambiato il Romero 77 Hatchet, l'hanno nerfato tantissimo perché il regular melee attack è passato da 90 a 60, il che fa bene, e hanno anche invece l'Heavy Melee Attack, quindi quello caricato, da 135 a 120. Questo perché ovviamente dovrebbero fare più danno in teoria le armi solo corpo a corpo e non quelle anche attaccate ai nostri fucili. È un ottimo nerf, sono veramente felice, vero ne è che quasi nessuno più lo usa. All'inizio era praticamente l'arma utilizzata da tutti, beh, va bene anche così. Hanno sistemato anche l'Explosive Blast Change. Prima veniva, non veniva praticamente preso tutto il danno da queste esplosioni, ora invece viene applicato definitivamente tutto. Hanno cambiato il Winfield Aperture perché non si vedeva un cazzo, in realtà tutti gli Aperture fanno abbastanza cagare, ora invece l'hanno sistemato, hanno sistemato sia la camera sensibility che il fatto di mirare o togliere la mira. Beh, mettiamola così, hanno sistemato un po' quello che riguarda tutto il fire, quindi lo sparare con l'arma dell'Aperture Winfield, che non viene praticamente utilizzato e credo continuerà a non essere utilizzato. È una versione dell'arma che io ritengo totalmente inutile. Fatemi sapere se voi la utilizzate qua sotto nei commenti e perché soprattutto. Che boh, vabbè. Cambio totale invece per quanto riguarda l'oil pulse, quindi quello che riguarda il fuoco che si brucia tramite le lanterne. Adesso dura 30 secondi, d'ora in avanti durerà 5 minuti. Questo è stato fatto per un semplice motivo, per l'utilizzo delle choke bomb. Quindi se voi non avete le choke bomb, potete utilizzare, o comunque attualmente nel test server potrete utilizzare il fuoco per tappare i buchi delle varie cose. Quindi se siete all'interno di un'area e sapete che ci sono dei nemici, potete utilizzare le lanterne, lanciarle, farle esplodere. Quel fuoco durerà 5 minuti. A meno che voi non abbiate una choke bomb, da quella parte non si passa perché sennò si brucia. Altra cambiamento enorme. Vorrei farvi vedere il videino. Anzi, ve lo faccio vedere il video. Hanno cambiato, in pratica loro hanno avuto un sacco di problemi di audio, ma comunque si è capito. In pratica hanno sistemato un po' quello che riguarda il whisper del boss. Che cosa intendo? Attualmente voi quando entrate nell'area del boss sentite il suo respiro, ok? Il suo sussurro. Ma non si capisce benissimo se ci sono altre persone, se non ci sono altre persone, bla 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 bla. In pratica, hanno tolto il fatto che fino ai 50 metri, dai 50 metri agli 80 si sente il whisper, quindi quello non c'è più. E in base al fatto che sono stati commentati, hanno avuto molti feedback, l'hanno cambiato in questa maniera. Se voi entrate nei 50 metri di radio ed entrate in modalità Dark Sight, voi vedrete la taglia in una determinata maniera del boss, quindi sarà blu, e in alto a sinistra vedrete se intorno a quei 50 metri viene segnalato, può essere segnalato, che c'è qualcuno. Più voi vi avvicinate e utilizzate il Dark Sight, più in alto a sinistra la taglia del boss si illuminerà di rosso, quindi continuerà ad avere dei bagliori di rosso, lo vedete nel video. Questa cosa farà sì che vi dirà che c'è qualcuno nei dintorni ravvicinato al boss. È un po' la stessa meccanica delle clue. Quindi, tanta roba, secondo me questo è un ottimo cambiamento. E che dire, bisogna andare in Dark Side, quindi sfruttare il Dark Side per capire se c'è qualcuno vicino al boss. È un buon cambiamento per due semplici motivi. Primo,
Non si sa se realmente c'è qualcuno finché si sta in mira, quindi in gioco normale, ma bisogna sfruttare il Darkseid, e in quel preciso momento il Darkseid ovviamente vi mette in modalità pericolo, per il semplice fatto che voi non state utilizzando l'arma e non vedete se c'è qualcuno nei vostri dintorni. Una cosa secondo me ottima, vedremo poi quello che sarà realmente poi nel test server, ma credo che questa meccanica sia quella azzeccata. Quindi ottimi per i feedback che sono stati dati, ottimo per la creta e per questo cambiamento. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, secondo me ne vale la pena, secondo me questo è un buon cambiamento. Hanno cambiato il solo player rewards, quindi li hanno aumentati di 100, 275, quindi scusatemi, dai 100 ai 250, dai 200 ai 500, dai 75 ai 125, quindi dai, va bene così. Hanno cambiato ovviamente come al solito le hanno sistemato le varianti dei coltelli e del Knuckle Knife, quindi per sbloccarli dovete ovviamente utilizzare il coltello o il duster. Ottima cosa, secondo me. Hanno sistemato un po' di UI, come al solito, qui potete tranquillamente vederlo e leggerlo per i fatti vostri. Hanno sistemato il controller, quindi credo ci fossero dei problemi con l'automove, adesso dovrebbero essere stati sistemati. E ovviamente, e finalmente oserei dire, hanno fatto finalmente uscire una performance patch, o meglio una piccola performance patch. Speriamo che, soprattutto per quanto riguarda le CPU, quindi speriamo che questa cosa sistemi e alleggerisca ancora di più il gioco. Inoltre sono stati in teoria sistemati un po' i server. Questo è un alziamo le mani, lo scopriremo solo vivendo. E poi c'è una sfilza di bug, come potete vedere, che sono stati sistemati con la 1.2. Veramente, che riguardano generali, AI, gameplay, animazioni, audio, mondo, UI. Veramente quanti ne sappiamo, e questi invece sono tutti bug che sanno e che devono sistemare. Questo gioco è pieno di bug, lo sappiamo, ma ci piace così com'è. Ebbene, questa è la prima parte, credo, della patch 1.2, come ho detto prima. Questo è il secondo video, o meglio, il primo video che vedete di domenica. Domani ce ne sarà un altro, ma è più generale ed è riguarda più o meno l'uscita della PS4, e quindi dai, Crytek si è svegliata, buon inizio anno, buon 2020. Che dire, vediamo come va e speriamo che questo nuovo anno porti veramente Ancho Down a nuovi giocatori e a nuovi lidi. Con questo è tutto, noi ci vediamo la prossima volta, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare qualche commento e di mettere like al video. GG a tutti quanti!